Vediamo ora velocemente come poter utilizzare il comando sweep, cioè il binario, per creare delle forme chiuse con le spline, delle forme di riferimento, per esempio possono essere delle cornici, dei battiscopa e qualsiasi altra parte creabile con un perimetro creato da delle spline o anche da una figura chiusa. Ho detto innanzitutto che le spline, se vado a crearmi una linea, posso avere la possibilità dell'ortogonalità cliccando Shift. Quindi a questo punto, se clicco Shift, mi creo una linea chiusa. Visto? Ok? Oppure posso disegnare anche liberamente. Vediamo una cosa molto semplice, la spline in questo modo, e voglio applicare, e che cos'è questo sweep? Questo sweep non è nient'altro che un binario, quindi una forma geometrica già settata in max, oppure anche volendo di un profilo che ci disegniamo noi, che viene applicato su questa linea. Tante belle parole, e alla fine è questo qui. Funziona solo con le spline, con le NURBS non funziona. Sweep. E io qui ho una figura ad angolo. Però posso andarmi a settare vari parametri. Cioè, posso scegliere se fare una barra, quindi una cosa cubica, channel, quindi una cosa C. Una pipe, quindi un tubo tubolare, una cosa quadrata in questo modo, una forma T, forma tubo smussato con sezione quadrata, una forma ad H, un profilato H, per esempio le travi, queste cose qui in acciaio. E di queste qui posso anche benissimo andarmi a settare i vari valori. Posso settare l'altezza, larghezza, spessore. Se esserci oppure no una smussatura qui in mezzo, vedete? Quindi in questo caso se vado a smussare non ho il raggio di curvatura esterno, quello interno, quanti questa parte qui. Parlo a destra, a sinistra, su, giù, un offset rispetto a un asse. Altra cosa interessante, posso smussare e non smussare, smussare il percorso, posso segnare la posizione del pivot, quindi in base alla linea, gli dico che deve applicarmi, vediamo meglio, cioè se la linea è, il mio percorso è questo qui, gli dico di applicarmelo nell'angolo esterno e verrà applicato angolo esterno, al centro dell'esterno, estremità, pure nel centro stesso proprio della linea, quindi la linea passerà proprio in mezzo al pivot, quindi qui c'è la mia linea, il mio percorso. E così via. Posso dire i passaggi, quindi quanti, aumentare il numero di segmenti, ottimizza, adatta, e così via. Altra cosa che posso fare è crearmi una mia sezione.
esempio. Seleziona stella, date dimensioni, a questo punto gli vado a dire che applico uno sweep nella sezione personalizzata, mi dice cliccala, fammela vedere. Questa è la mia sezione. Unica cosa che non posso fare è che non posso modificare la grandezza secondo determinati parametri, però posso andarla a modificare mantenendo l'istanza. Non lo fa. Lo fa non con lo scala ma con il raggio. Quindi è regolabile anche questa qui, un po' meno perché devo andare ad agire su questo profilato che magari se avete una figura composta, quindi da più spline, non avete comunque un riferimento parametrico. A questo punto vediamo come poter modellare ad esempio uno specchio, o comunque un quadro, una cornice. Ci facciamo il nostro solito box. Che può avere anche un numero di segmenti molto basso. Magari do anche un'altezza conosciuta. 5, anzi 3. Bello specchio con lato di 3 cm. A questo punto mi creo una spline sopra questo mio box. Posso prendere un rettangolo aiutandomi sempre con gli snap e con lo snap a vertice. Clicco qui e apro fino a qui. Ok. A questo punto, sempre con la selezione inserita, posso andare a cercare il mio modificatore sweep. Applicare la forma che più mi piace, bello specchio con una bella forma, in questo modo, quadrata, e dirgli in questo caso di applicarmi questo sweep in base a un pivot ben prefissato, questo, in modo tale che coincide perfettamente con la fine del mio box. Una volta modellato, volendo, possiamo unire queste due geometrie, queste due superfici, lo sweep e il box, in un gruppo unico. Fare gruppi in 3D Studio Max è molto importante quando avete da gestire tanti poligoni, tante geometrie all'interno della scena. Possiamo selezionare dalla voce Group, spiace se non si vede dal menu a tendina discesa Group, vi appare questo e lo settate come ad esempio quadro o specchio, ora io ho sbagliato un po' comunque era solo per farvi capire. Questo da qui volendolo possiamo eliminare, specchio. In questo modo è un gruppo unico. Per annullare il gruppo basta fare group ungroup, group ungroup. Automaticamente è già separato.